Con l'apertura delle case storiche e delle Cortes nel rione di Seune e Santupredu, ieri sera ha preso il via l'edizione 2016 di Mastro Sennugoro, la tappa norese del circuito di marketing territoriale Autunnem Barbagia, un evento ideato dall'Aspen, l'azienda speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con le amministrazioni comunali che anche quest'anno coinvolge 28 paesi della Barbagia e che sta marciando ancora una volta a numeri da record con una previsione di visitatori che si avvicina alla soglia del 500.000 di presenze. Nuoro per 3 giorni metterà in vetrina le proprie produzioni artigianali ed enogastronomiche, ma anche i tesori culturali custoditi nei musei. Un ricco programma di appuntamenti che consentirà ai visitatori di scoprire alcuni aspetti nascosti del capoluogo barbaricino, che spesso lo sono anche agli stessi nuoresi. Se Seune e Santupredu sono il cuore della manifestazione, il Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele fanno da raccordo a questi spazi urbani, consentendo ai turisti di cogliere appieno il nucleo fondante della città. L'impegno di artigiani, hobbisti e associazioni di categoria è stato grande al fine di presentare il meglio di quanto possa offrire Nuoro in una vetrina importante come Autunnem Barbagia. Quello del turismo culturale ed enogastronomico potrebbe rilanciare l'economia del capoluogo barbaricino che in questi ultimi 20 anni ha progressivamente ridotto il suo ruolo di centro direzionale amministrativo del territorio con la chiusura di uffici pubblici e la crisi del comparto industriale. Puntare sulle radici culturali, sulla valorizzazione dei grandi nuoresi come Grazia Dell'Ede e Francesco Ciusa e gli altri intellettuali e artisti che diedero vita all'Atene Sarda potrebbe essere la via per dare un futuro in città alle nuove generazioni. Ma per fare questo serve capacità organizzativa, cultura dell'accoglienza che manifestazioni come Mastro Sennugoro contribuiscono a creare.